Alcuni dei partner che ci hanno accompagnato nella costruzione della nuova rete civica. Chiamo Valeria Dani di Etica, che ci racconterà. Yeah.
non sto a tagliarmi con dettagli tecnici, comunque spero che ci siano troppi bug e ti lascio così. Grazie. Sappiate che dopo questa piccola presentazione vi faremo vedere passo a passo la piattaforma e tutti noi, compreso Edoardo, saremo qui a disposizione per dare delle illustrazioni, soprattutto anche più tecniche. Passo la parola a Emanuela Visentini di Engineering, perché nel gruppo di lavoro abbiamo messo insieme una startup locale, un freelance esperto in open source, una grande azienda come Engineering e poi Snark, un'associazione locale. Buonasera a tutti, sono Emanuela Visentini del gruppo Engineering, che è un gruppo leader nei servizi IT in Italia, con più di 7.000 dipendenti. Quindi siamo distribuiti in 46 in Italia, ma la cosa più importante per noi è Bologna, che serve il comune, la regione e ai clienti privati. Siamo parte d'anni dei comuni in questo percorso che ha visto spostare il centro di servizio online a quella che era la propria organizzazione interna verso il cittadino con i suoi bisogni e i suoi interessi. E ora vi presentiamo un'ulteriore evoluzione di questi servizi che consentiranno a ciascuno di noi, una volta aver acceduto al sistema, di avere uno spazio unico, profilato, personalizzato, nel quale troveremo a disposizione servizi e poi in un futuro prossimo anche informazioni e servizi pensati in modo presentati in modo proattivo su quelle che sono le nostre abitudini e le nostre esigenze. Come strumento per accedere, il Comune ha scelto di utilizzare FEDER, che è una piattaforma adattata dalla Regione Emilia Romagna, che ha federato tutti gli enti del territorio, le ASL, le università, gli ordini professionali, e che quindi ci permette con un'unica password di accedere a tutti i servizi messi a disposizione da questi enti, che possiamo considerare un po' l'insegnante dello SPID, cioè il sistema pubblico per l'identità digitale. Oggi accediamo quindi ai servizi della città metropolitana e del territorio della regione e in futuro ormai prossimo anche a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni d'Italia. Grazie. Dello spazio comunità abbiamo creato anche un nuovo profilo, l'abbiamo chiamato Community Manager, che online e offline per tutto il 2015 accompagnerà tutti voi e tutta la rete della Iperbole nel popolamento della nuova piattaforma che a breve farò vedere passo dopo passo. Gaspar. Ok, quindi noi sono Gaspar, la scarica di Snap, siamo in Social, abbiamo seguito tutta la parte di istruzione di applicazione di uso della piattaforma, specialmente nella parte comunità che vedrete fra poco, in relazione al rapporto con la pubblica amministrazione. Spendo due parole per dire chi siamo. Noi facciamo service design, gestione di community, di processi decisionali, di progettazione. Siamo nati per lavorare sulla cultura dello spazio pubblico, perché spessissimo lo spazio pubblico è considerato la negazione del privato, quindi non è una cosa che è di tutti, ma è una cosa che è di nessuno. E non vorrei dire che per noi ci sembra che ci sia davvero un posto, un luogo che possa rappresentare pienamente uno spazio pubblico, cioè uno spazio di tutti, digitale in questa casa, ma ogni tanto anche per la parte offline, diciamo. Appunto, come dicevo prima, tutte le parti, tutte le relazioni possibili con la pubblica amministrazione, gli abbiamo pensato, ragionando, attestati, eccetera, eccetera. Colgo l'occasione per ringraziare le 55 persone che nelle ultime due settimane ci hanno dato una mano a testare, a capire anche come iniziare a farlo diventare e anche a iniziare a popolare questo spazio che si capisce molto meglio quando ci sono le ragioni. Però appunto da qui in avanti si apre la fase, come saremo community manager, come dicevo anche prima, in cui capiremo come funziona questa cosa dal basso, a livello orizzontale, quindi insomma come questa cosa può davvero diventare una piattaforma collaborativa. Oggi è un primo passo, faremo un'iscrizione collettiva, inizieremo anche a lavorare insieme. Come diceva prima Michele, tutti quanti noi siamo qua per aiutarvi a capire come funziona, ovviamente ci riconosciamo dalle chiavi, e quindi lascio la parola a Michele con tutta la parte successiva. Grazie. Dietro di noi il nuovo sito web, la nuova rete civica, il sito
fatto a Panama a fare un po' di introduzione, raccontando un po' il percorso dell'agenda digitale che ho iniziato a fine 2012 che ci ha portato fino a qui alla nuova decisione. Buonasera a tutti, io sono Giovanni Panama, sono il direttore di quello che è l'ICT del Comune di Bologna, che da noi si chiama Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche, proprio per sottolineare questa dimensione di importanza di agenda digitale. L'agenda digitale, come sapete, c'è un'agenda digitale a livello europeo, c'è un'agenda digitale a livello nazionale, il Comune di Bologna, questa amministrazione specificamente, è una delle prime amministrazioni che si è dotata di un'agenda digitale propria. L'abbiamo ragionato, è stata pensata attraverso i livelli, che sono presenti a livello dei diritti, a livello delle infrastrutture, a livello dei servizi. Su tutti questi temi abbiamo realizzato una cosa, sui diritti abbiamo ragionato sul tema della partecipazione, della collaborazione, e abbiamo chiesto ai gruppi di lavoro di seguire lo statuto della città metropolitana, il tema del diritto digitale. C'è un diritto, se abbiamo anche, possiamo esercitare il diritto se abbiamo anche gli strumenti per realizzarlo. Gli strumenti abbiamo ragionato sulle infrastrutture. Sulle infrastrutture in questi anni a Bologna abbiamo visto che abbiamo potenziato la possibilità di accedere a Internet. Internet è un diritto. Internet attraverso il Wi-Fi. Abbiamo più di 100 punti Wi-Fi dove poter accedere liberamente, senza limiti di tempo, senza orario, senza identificazione. Abbiamo creato delle infrastrutture per un internet veloce, sia sul pubblico sia sul privato. Nel pubblico abbiamo una politica, adottata una politica, che è quella di investire direttamente. Quindi il Comune, insieme alla Regione, insieme a società come l'EPIA, abbiamo creato una rete di banda di ultra larga per le pubbliche amministrazioni, che dentro è già realizzata per la pubblica amministrazione. Entro il 2015 tutte le scuole di Bologna avranno questo accesso velocissimo, ma vada a entrare a quarto, sono veramente i primi in campo. Abbiamo infrastruttura, abbiamo servizi. In questa logica dei servizi nasce Iperbole, diventi la nuova Iperbole. Iperbole da 20 anni che l'abbiamo, però abbiamo bisogno di un rafforzamento. Questo rafforzamento è il progetto che adesso i colleghi presenteranno. Ha ragionato su tre logiche, su quella della comunicazione istituzionale, quella delle infrastrutture, il fascicolo dei cittadini, dei treni, che potremo, abbiamo creato appunto questa infrastruttura che consente di mettere i servizi, non solo servizi del comune, ma servizi anche in prospettiva della città metropolitana, dei privati e le aziende di tutti, perché lavorano ancora, cercheremo di convincere a lavorare insieme. E il terzo è quello della comunità, che è l'elemento di unità. Io adesso vi lascio alla presentazione, vi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato.